non in ordine di importanza, ma solo appunto in ordine temporale. Ha aspettato fino adesso e adesso la chiamo subito sul palco. Se siamo pronti, riusciamo a togliere anche queste sedie. Vi do una mano. Un applauso fortissimo, lo voglio sentire, Valentina De Angelis. Vabbè. Buonasera, hai aspettato fino alla fine, hai avuto molta pazienza, però ovviamente noi eravamo a nostra volta impazienti di ascoltare la tua voce e di conoscere meglio il tuo talento, ma prima l'intervista. Allora, da dove vieni? Casoria, provincia di Napoli. Come mai questa sera da queste parti? Io sto qui in vacanza, sì. È bellissima, vacanza a Santa Maria di Castellabate. Sì, infatti. Ottima estate, no? Vedo che tra l'altro è anche una tifoseria qui con te. Sì, tutta la tifoseria della zona. Perfetto, perfetto. Ascoltami, ami cantare, canti da sì, molto da tempo. Sì, canto da piccolina, però studio da un anno musica e canto. Quindi praticamente anche tu ti sei dedicata a mettere a punto questo talento naturale con lo studio. Quindi veramente degno di nota, perché studiare è sempre importante, sì, per seguire la propria passione. Questa sera che ci canti? Visto il caldo che fa, ho scelto una canzone proprio adatta. Ma che freddo fa? Ma ci sta prendendo in giro. Ma che freddo fa? Sì. Hai sbagliato stagione? Vabbè, non fa niente. Però lei sta in villeggiatura un po' fuori, diciamo, dalla data, dalla stagione, un po' fuori dal mondo, qui in questo posto stupendo. E questa sera ci regala per farci provare non un brivido caldo, ma proprio un brivido freddo. Ma che freddo fa? Per voi quindi ancora un applauso per Valentina De Angelis. Scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che da me lei.
veramente in bellezza, però questo vento freddo che s'alza, ma dov'è? Da qualche parte doveva venire. Da qualche parte verrà e tu ci hai portato questa sferzata, diciamo, sì, di vento d'allegria. E facciamo ancora un applauso perché era l'ultima concorrente della serata. Grazie. Grazie e complimenti davvero. Buona continuazione delle tue vacanze. Puoi posarlo da quella parte un po', poggialo dove vuoi. E adesso, come vi dicevo, abbiamo ultimato con i concorrenti. Lei era l'ultima e direi che ha chiuso veramente alla perfezione questa prima, questa seconda.